Sia lodato Gesù Cristo. Ogni tanto è bene anche nella catechesi fare il punto della situazione. Eh, proviamo a tentare un quadro generale, ma rapidissimo ovviamente. Abbiamo presentato attraverso il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica il Credo. Qual è dunque la professione di fede di un credente in Cristo battezzato? Ma questa fede professata eh, non è un fatto soltanto mentale, noetico qualche cosa c'è cioè che illumina la mente, sia pure nella via della verità, e anche qualche cosa che entra nell'animo e diventa energia, risorsa, spirituale, appunto attraverso i sacramenti. Abbiamo considerato i tre sacramenti della iniziazione cristiana, cioè quei sacramenti che portano il credente fino alla maturità, dal battesimo, alla cresima, all'eucarestia. Stiamo considerando i sacramenti della guarigione, cioè dell'uomo nella condizione di fragilità. La fragilità spirituale, per molti versi, pensiamo appunto alla confessione di cui stiamo parlando e la fragilità anche fisica quando tratteremo dell'argomento dell'unzione dell dei malati. Riprendiamo dunque il nostro percorso sul sacramento della confessione o riconciliazione sacramento della misericordia di Dio, come preferiamo denominarlo. E riprendiamo dal numero 304. Quali peccati si devono confessare? Si devono confessare tutti i peccati gravi non ancora confessati, dei quali ci si ricorda dopo un diligente esame di coscienza. La confessione dei peccati gravi è l'unico modo ordinario per ottenere il perdono. Tentiamo un'analisi di questo testo estremamente stringato, tanto parliamo di peccato. Peccato è ostacolo, è dunque un atteggiamento dell'uomo che non si mette in linea con il progetto di Dio. Il progetto che Dio ha sull'uomo è diffidato dall'uomo stesso. E questo è il suo grande limite. L'uomo sfida alla fin fine il progetto di amore che Dio ha su di lui. Crede che attuando un altro progetto, quello più individuale, personale, riesca meglio nella vita, dunque un atto di diffidenza nei confronti di Dio, ecco il peccato. E il peccato ovviamente ha sempre una ricaduta al negativo sull'uomo stesso, proprio perché l'uomo non si fida del progetto di Dio. Il peccato si dice che può essere veniale può essere grave o mortale. Il peccato grave è quella diffidenza nei confronti di Dio, ma che riguarda realtà beni grandi, più il bene che si contrasta è grande, più il peccato è grave. Evidentemente questa gravità dipende proprio dall'oggetto stesso. Pensiamo, ad esempio, che bene va di mezzo quando uno sposo, una sposa sono infedeli l'uno all'altro? E va di mezzo l'amore sponsale, che è un bene immenso. Ecco il perché l'infedeltà coniugale è peccato grave, va contro il progetto di Dio in un ambito che è davvero un bene immenso e quindi la sua mancanza, il suo rifiuto diventa un peccato grave. Allora questi peccati gravi vanno confessati, vanno proclamati. E tutti quelli che si ricordano ovviamente, ma la risultanza di un esame di coscienza, anche qui termini che per noi che abbiamo sentito ancora il Catechismo di San Pio X ricordiamo molto bene e che comunque vanno rispolverati indubbiamente. Quando si parla di esame di coscienza, oggi forse si preferisse parlare di verifica. Ma è tanto lo stesso. Alla fin fine dobbiamo appellarci al senso della coscienza. Che cos'è la coscienza? È la capacità che l'uomo ha di riconoscere il valore delle proprie azioni, se sono o meno conformi a qualche punto di riferimento. Per il cristiano il punto di riferimento della validità o non validità, della liceità o illecità di un'azione è data dal confronto con Dio, dal suo progetto. Tutto ciò che è conforme in sintonia perfetta con il progetto di Dio è buono, tutto ciò che è difforme è cattivo. Prendere coscienza di questo fatto è fare l'esame di coscienza, cioè verificare quanto in noi l'agire è conforme o difforme rispetto alla verità assoluta che è quella data da Dio, dalla sua parola, interpretata dal Magistero della Chiesa. Dice ancora eh, il testo che la confessione dei peccati gravi è l'unico modo ordinario per ottenere il perdono. Il modo ordinario, quello appunto più abituale, quello vero, quello programmato per ottenere il perdono dei peccati gravi. Ci possono essere altre vie, diciamo pure. Sarà importante ogni volta che una persona commette un peccato, di non mettere ancora in azione quel ritardo nella conversione che invece ci fa poi scivolare sempre più in là per l'incontro con la confessione. Credo che un atteggiamento tipico di chi commette un peccato veniale, soprattutto grave, sia quello del figlio del prodigo, che rientrando in se stesso già si mette in cammino verso il padre. In quel gesto di rientrare in se stesso già opera la conversione, opera la misericordia che avrà nell'abbraccio del Padre il suo sigillo. È importante che prendiamo subito consapevolezza della gravità dell'agire iniquo umano per diffidenza nei confronti di Dio e che quindi già ci incamminiamo verso quella realtà che è la confessione che di fatto è il grande abbraccio di Dio Padre che ci riaccoglie nel suo amore misericordioso per quello che siamo. Un cammino verso quell'abbraccio è già una preparazione, direi che è in qualche modo già il confessarsi, proprio perché è tutto un cammino che viene prodotto verso quell'atto definitivo che è il sigillo sacramentale del perdono. Al numero 305: Quando si è obbligati a confessare i peccati gravi, ogni fedele, raggiunta l'età della ragione, ha l'obbligo di confessare i propri peccati gravi almeno una volta all'anno e comunque prima di ricevere la santa comunione. Dunque si raggiunge l'uso della ragione. E dipende dalla singola persona, ovviamente, ma quando di fatto una persona è in grado di compiere un atto così grave da essere definito peccato, grave, peccato mortale. Ci ricordiamo ancora di quanto la sapienza della Chiesa ci ha sempre detto, che perché ci sia di fatto a livello anche soggettivo un peccato grave, occorre piena avvertenza. E deliberato consenso. Quindi, quando una persona è in grado di avere piena avvertenza della gravità dell'atto in sé che sta per compiere e si decide liberamente a compierlo, sapendo che si tratta di un atto grave, che va contro appunto il progetto di Dio, in quel momento il suo agire è grave e quindi commette peccato grave. Si raggiunge dunque quella età della ragione che consenti di avere piena avvertenza e deliberato consenso. A questo punto si dice è obbligatorio per un credente confessarsi almeno una volta all'anno. Si dice almeno. E che cosa vorrà dire? Che questo almeno è proprio poco, poco, poco. Insomma, nessuno di noi che fosse in possesso di una macchina anche di un certo prestigio, di fronte a una maccatura piuttosto rilevante, eh, pensa di andare a ripararla una volta all'anno. Se è una maccatura pesante, quantomeno lo fa sfigurare presso gli amici, appena può, va a sistemare la sua macchina. E allora perché non dovremmo avere almeno altrettanta cura e premura? Nei confronti della nostra vita spirituale, si dice perché non si vede, sì, ma ci lascia quella inquietudine interiore che ci fa vivere male. E allora, proprio l'amore che noi nutriamo verso noi stessi e il desiderio di una pace interiore che è impagabile, ci sospinge a celebrare quel sacramento della misericordia, che di fatto è l'atto grande dell'amore di Dio per noi, ci rimette a nuovo e che Dio ci abbia dato questa possibilità immensa di poter essere rimessi a nuovo, restaurati ogni volta che lo vogliamo. E questa è una grazia immensa. Anche perché solo frequentando il sacramento della confessione noi ci prendiamo il gusto, il gusto del pulito. Quanto più si trascura, tanto più ci si abitua anche ai rottami. Quanto più invece si sente il bisogno di una purificazione del cuore, tanto più il cuore resiste e resta purificato. E tanto più sentiamo anche le minime manchevolezze, le piccole ammaccature, per intenderci, come qualche cosa che non ci lasciano quieti. E quindi ritorniamo frequentemente al sacramento della riconciliazione. Non andiamo a vuotare il sacco, non andiamo a un atto di umiliazione. Andiamo davvero all'incontro con la misericordia di Dio che ha ancora fiducia immensa in ciascuno di noi. Prima comunque della comunione sacramentale, se uno ha la consapevolezza di un peccato grave, premette la Santa Comunione. Al numero 306. Perché i peccati veniali possono essere anch'essi oggetto della confessione sacramentale. La confessione dei peccati veniali è vivamente raccomandata dalla Chiesa anche se non è strettamente necessaria perché ci aiuta a formarci una retta coscienza e a lottare contro le cattive inclinazioni per lasciarci guarire da Cristo e per progredire nella vita dello spirito. Qualcuno la definisce anche la confessione di devozione, probabilmente è molto di più che una devozione. Il confessare anche i peccati veniali, vuol dire che hanno come oggetto non un bene sommo tradito, ma qualche cosa di comunque di non conforme alla volontà e al progetto di Dio oppure per attenuazione della coscienza del, dell'azione che si sta per compiere, la confessione dei peccati veniali è raccomandata vivamente. Non è necessaria, i peccati veniali, come è noto, possono essere perdonati anche nella celebrazione stessa dell'Eucarestia, possono trovare il perdono attraverso un grande atto di carità fraterna ma ci aiuta a formarci una retta coscienza. Quello che dicevo nel paragrafo precedente, la retta coscienza che ci abitua e ci fa sentire come una forte esigenza del nostro spirito di tenerci interiormente purificati. Potremmo dire avere una interiorità ariosa, bella, pulita, dove si sta bene, si respira meglio. Ora anche il peccato veniale non sarà certo eh, come dire, qualche cosa di gravissimo, però è sempre un polverio è il polverio non va bene da nessuna parte. E confessare anche i peccati veniali è, è, fa sentire il bisogno del pulito interiore e nello stesso tempo ci aiuta a lottare contro le cattive inclinazioni, quelle che poi assecondate ci portano quasi inevitabilmente al peccato grave. Perché non c'è altro come quando si attenua l'attenzione verso l'interiorità, nel suo desiderio di essere pulita, purificata continuamente, che ci fa inclinare e poi ci fa cedere, cioè ci rende cedevoli verso il peccato grave. E poi ci aiuta anche a capire l'importanza... Dell'essere guariti da Cristo e di progredire sempre di più nella vita dello Spirito. Infine il numero 307, per questa catechesi almeno. Chi è il ministro di, questa, di questo sacramento? Cristo ha affidato il ministero della riconciliazione ai suoi apostoli, ai vescovi, loro successori, e ai presbiteri, loro collaboratori i quali diventano pertanto strumenti della misericordia e della giustizia di Dio. Essi esercitano il potere di perdonare i peccati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Nessuno può perdonare sacramentalmente i peccati se non i vescovi come successori degli apostoli, i presbiteri come collaboratori dei vescovi. È un potere riservato a loro, potere grandissimo, potere divino. Basterebbe questo potere per fare di un vescovo, di un presbitero, un grande, non in se stesso, ma proprio in colui che lo ha voluto ordinato, ordinato per essere strumento della giustificazione di Dio. Della sua misericordia. Quanto allora è importante che anche chi accede al sacramento della riconciliazione preghi molto per il proprio confessore, perché sia trasparenza vera della misericordia di Cristo Gesù, che non sia un uomo insensibile. Chi confessa il confessore deve avere un cuore grandissimo, quello di Cristo, né più né meno, esserne, ho detto. La trasparenza. Diventano strumenti della misericordia, della giustizia, giustificazione di Dio. Esercitano il potere in quel gesto fondamentale. Io ti assolvo. Come io. Non è il don che ti assolve, è Cristo che attraverso il ministero del presbitero ti dice: Io ti assolvo. E ti assolvo nel nome della Trinità, che è l'amore misericordioso, padre, figlio e Spirito Santo. E questo assolvere è un atto creativo, fa della persona umana un essere nuovo, rinnovato, restaurato nella sua interiorità. E allora si esce poi dal confessionale con il volto della festa il volto di chi è stato conquistato alla novità che è Cristo. Beh, non vale la pena di perdere occasioni per una buona confessione. E mi auguri a tutti voi e arrivederci.